Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora oggi mi mostro i regali che ho ricevuto in questo Natale da amici e o parenti, più qualche piccolo acquistino quindi che mi sono autoregalata. Partirei da questo doppio regalo che mi ha fatto mia cognata. Allora, mi ha preso della Saponaria il burro coccola, una crema solida nutriente lenitiva, corpo e massaggio al karité e al cacao. Allora, la confezione si presenta così e ha un profumo paradisiaco e all'interno c'è questo contenitore biodegradabile con il burro all'interno. Non vedo l'ora di iniziare ad utilizzare, ha un profumo che ve lo dico a fare proprio, ma che ve lo dico a fare, buonissimo. Poi stavo leggendo che vabbè, la scatolina è fatta di carta, il guscio interno è cellulosa biodegradabile più PLA, quindi comunque vanno nell'umido anche questa parte qui. Un attimo che lo riapro, cioè sia questa che questa. Richiudiamo. E poi nell'altra scatolina, quindi questa qui, della Love Bio Woman, Life is Better with Bio. Qualche altra cosa? No. All'interno di questa deliziosa scatolina c'è una crema mani della Bema nutriente da 75 ml, che grazie proprio, io amo, io utilizzo tantissimo. È sempre della Bema, un trattamento idratante per il viso 24 ore. Per ora ho già una crema aperta e forse un'altra da aprire, non ricordo, quindi questa per ora la terrò da parte e la inizierò a utilizzare in un secondo momento. Però mia cognata fa sempre questi pensierini, regalini, bio, mi piacciono tantissimo, la ringrazio sempre tanto. Poi un'amica che non frequentavo secondo me da 20 anni, no, 15 anni. Era una ragazza che andava a scuola con mia cugina e visto che io e mia cugina siamo cresciute come sorelle, non come cugine, quindi amicizie mie erano amicizie sue erano amicizie mie, quindi questa ragazza era anche molto amica mia. Mi ha regalato in questa bellissima bustina rosa con i due gufetti in rilievo glitterati, anzi tre gufettini. Le ho detto al mio fidanzato che questa è rosa, ovviamente sono io, questi e lui, e questo potrebbe essere un futuro piccolo gufino che non si sa mai nella vita. Allora, mi ha regalato come prima cosa il suo manuale di diritto dello spettacolo. Lei è un'avvocatessa e scrive anche manuali o comunque monografie. E mi ha fatto anche una dedica, mi ha scritto anche una dedica. Sono contentissima che mi ha fatto questo regalo, sono veramente contenta. Il libro si chiama Diritto dello spettacolo di Gaia Troisi. Giù nell'info box vi lascio il link di Amazon dove, se vi serve, se vi interessa, potete acquistare il prodotto. Come regalo mi ha fatto questa. Quando l'ho vista sono impazzita. È la beauty roll, quella con la Giada. Sono super curiosa di iniziarla a utilizzare. Quando l'ho vista ho fatto: no, non ci credo, la volevo comprare, però non mi fidavo, non sapevo dove andarla a prendere. È stata veramente super. Ve la voglio far vedere. Eccola qua. C'è questa parte più grande per il viso e questa un po' più piccola per il contorno occhi. Quindi, ora che vi ho fatto vedere il regalino, questa si inizierà subito a utilizzare. Credo di utilizzarla, ora voglio studiarmela un po', però credo di fare almeno per i massaggi serali, non quelli diurni, ora vediamo. E poi mi ha preso anche dell'Allegro Natura un better per ciglia, quindi una mistura di un mascara per ciglia per farle allungare, un preparato. Io non ho mai comprato tipo questi prodotti che servono ad allungare le ciglia, eccetera, ma qualche anno fa utilizzavo l'olio di mandorle, qui dentro c'è anche l'olio di mandorle, e ho utilizzato quando ero più piccola, prima del canale, anche l'olio di ricino per farmi infoltire un pochino le sopracciglia. Questo
quindi sono prodotti che ho sempre utilizzato e conosco, quindi poi una mistura dei due sarà ancora più interessante come effetto. Mia sorella, sempre rimanendo in ambito bio, mi ha regalato questa saponetta confezionata con questo adorabile braccialino in tessuto con alberello di Natale. È bellissimo. Si sono staccati dei glitter. No, chissà che fine hanno fatto. Ci sono rimasta male. Ok, comunque, questo si conserva. E mi ha preso della marca Crusca un esfoliante tonificante sapone artigianale vegetale col 30% di olio extravergine d'oliva e ha un profumo paradisiaco. Ora devo capire se è un profumo, un sapone corpo o un sapone, un panetto per il viso. Devo capire un attimino, me lo devo studiare e vedere. Secondo me è per il corpo perché i granulini li sento così a tatto un pochino troppo grossi, non vorrei scartavellarmi la faccia. E poi come pensiero extra mi ha preso questo portachiave fatto a mano di Sailor Moon, che è la mia Sailor del cuore. Che bellino! Ora la metterò subito vicino al mio portachiave. Io ho questa malsana idea di accumulare portachiavi su portachiavi vicino alle mie chiavi. Cioè io ho tre chiavi: portone e chiave del garage. A un certo punto arrivo ad avere 10 portachiavi e 3 chiavi e poi non so dove metterli. Sorvoliamo. Poi la suocera di mia zia ha fatto un po' di pulizie tra i suoi bijou e quelli rovinati ovviamente li ha buttati via, però mi ha voluto portare questo bracciale con una, credo che sia una S o qualcosa del genere, tutta tempestata di diamanti veri, molto carina. Questa è abbastanza abbastanza bello, mi piace. Anche non so, su una borsa qualcosa, questa me la giocherò bene. E poi questo bracciale così grosso, molto carino, molto sbrilluccicoso, veramente questo è molto carino, mi piace molto. Ah, com'è freddo. Poi sono passata da Idea Bellezza durante i miei giri per i regali di Natale. Ho preso della G-Cube un trattamento detossinante per la cute della linea Detox. È un trattamento pre-shampoo. Anche questo lo devo studiare, ma suppongo che si va a mettere sulla cute e poi si sciacqua via e si procede con lo shampoo. Da vedere. Poi ho fatto degli acquisti extra e la commessa è una mia amica e mi ha regalato un, forse gli sarà rimasto in più, un sample di Vamp. Per ora ho diversi mascara da dover aprire, Vamp Extreme, quindi per ora lo terrò da parte e poi quando mi serve o per i viaggi, ma non vorrei sprecare il Vamp per me la voglio comunque giocare anche a casa, nel senso. Quindi comunque questo qua. Poi sono passata, sono andata a fare la spesa con mamma da Lidl. Mi sta finendo il contorno occhi. Ho ripreso questo della Sien, però alla rosa canina dovrebbe essere. Sì. No, anche l'altra volta avevo preso questa rosa canina, ma c'era questa o quella al melograno? Quella mi sembrava forse un pochino troppo, quindi ho preferito riprendere questa. Durante il Black Friday ho fatto acquisti, a parte qualche regalo di Natale, poi per me ho preso una piccola agenda da borsetta. Per ora non mi serve una più grande perché non avendo un lavoro dove ho degli impegni, uno non avendo lavoro, due non avendo impegni che si modificano di settimana in settimana, mi serve giusto una piccola agenda per appuntarmi poche cose, quindi ho preferito prendere questa qua molto piccola, l'ho pagata 3,95 euro e va benissimo così. Poi
Sempre durante i giri di Natale ho ripreso una crema della Omnia. Anche prima ho utilizzato una crema Omnia. Questa è una crema corpo erboristica all'olio di jojoba. L'altra volta invece utilizzai quella all'olio di mandorle. Mi piacciono molto queste creme della Omnia. E poi, sempre da Lidl, lo shampoo alla camomilla e aloe. La linea è la HP Bio, shampoo da ricetta biologica, capelli colorati e sensibili, con estratti vegetali 100% bio, privo di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamide DEA, PEG, LSE, vabbè, eccetera, eccetera, 250 ml. Vegan, ok, va bene, giusto per avere questi info in più. Poi zia mi ha dato della Kiotis Paris una matita contorno labbra, che numerazione sei? Bella domanda. Eccolo qua, Marron Precise dovrebbe essere. Ok, la metterò in funzione. Vabbè, perché sono anche rimasta senza matita marrone per le labbra, anche se non la utilizzo spesso, preferisco comunque il color nude. Ok, spero che i miei regali e i miei autoregali di questo Natale 2019 ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, trovi il tastino dell'iscrizione qui nell'ultima schermata in un paio di punti e poi giù nell'info box. Io nel frattempo ti ringrazio per avermi aperta e ti aspetto nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!